Allora, oggi esaminiamo alcuni esercizi riguardanti l'energia interna dei gas perfetti. Prendiamone uno in considerazione che ho preparato apposta. Leggiamo il testo. Un contenitore rigido, sigillato, con volume di 3,50 litri, ha al suo interno ossigeno molecolare, molecola O2, alla pressione atmosferica e a temperatura di 0 gradi centigradi. Prima cosa vogliamo calcolare l'energia necessaria per scaldare il gas fino alla temperatura di 60 gradi centigradi. Poi vogliamo calcolare il calore specifico del gas per riscaldamenti a volume costante. Dobbiamo stabilire se tale valore cambia con la pressione o il volume del gas. Altro quesito, se il gas viene scaldato mediante un fornello ad alcol, l'alcol ha un potere calorifico di 2,5 per 10 alla 7 joule su chilogrammo. E supponendo che circa il 60% del calore prodotto dalla fiamma viene effettivamente trasferito al gas all'interno del recipiente, vogliamo sapere quanta massa di alcol viene bruciata. E infine, l'ultimo quesito, dobbiamo calcolare la velocità quadratica media delle molecole del gas. Chiaramente possiamo calcolarla sia all'inizio che alla fine. Cominciamo dal primo quesito, cioè calcolare l'energia necessaria per scaldare il gas fino ad una temperatura di 60 gradi centigradi. Partiamo dai dati in nostro possesso: il volume del gas, che è 3,5 litri, rimane tale, la composizione del gas, che è molecola di ossigeno, e la temperatura iniziale, che è di 0 gradi centigradi. Riportiamo i dati in nostro possesso. Quindi la molecola del gas è O2. Sappiamo che la massa atomica dell'ossigeno è 16, quindi la massa molecolare dell'ossigeno è pari a 16 per 2, 32 unità di massa atomica. Ora, unità di massa atomica sappiamo che è circa uguale a tre cifre significative, a 1,66 per 10 alla meno 27 kg. Sappiamo inoltre che la temperatura iniziale del gas è 0 gradi centigradi. Sappiamo che il volume del gas è costante ed è 3,5 litri. E inoltre il gas deve essere scaldato fino ad una temperatura finale di 60 gradi centigradi. La prima domanda, abbiamo detto, è quella di calcolare l'energia necessaria per scaldare il gas. Allora, come si fa a rispondere a questa domanda? Beh, per prima cosa ricordiamoci che un gas accumula energia, un gas che viene scaldato, sotto forma di energia cinetica media delle molecole che lo compongono. Sappiamo anche che questa energia, detta anche energia interna del gas, può essere calcolata in questo modo. Mediamente ogni molecola ha un'energia cinetica che è data da n mezzi costante di Boltzmann per la temperatura assoluta, dove n è il numero di gradi di libertà, cioè il numero di parametri necessari a descrivere la posizione nello spazio di ogni molecola del gas. Sappiamo che per i tre casi che abbiamo a disposizione, molecole monatomiche, biatomiche o poliatomiche, n assume i valori 3, 5 e 6. Nel caso in esame abbiamo una molecola biatomica, quindi il parametro da utilizzare ha valore 5, per cui l'energia cinetica della singola molecola è mediamente data da 5 mezzi costante di Boltzmann per la temperatura assoluta. Se si moltiplica questa quantità per il numero di molecole presenti all'interno del recipiente, otteniamo l'energia interna totale del gas. Basterebbe sapere anche quant'è il numero di moli del gas. Allora, per evitare confusione tra il numero di moli e il numero di gradi di libertà, facciamo una piccola modifica al parametro che abbiamo appena definito. Anziché indicare con n il numero di gradi di libertà, questo lo indichiamo con un'altra lettera, più tipicamente viene utilizzata la F. E invece con n indichiamo il numero di moli. L'equazione di stato del gas perfetto permette di calcolare il numero di moli, perché poi dal numero di moli possiamo arrivare al numero di molecole. Noi sappiamo che il gas perfetto obbedisce all'equazione pressione per volume uguale numero di moli per la costante dei gas perfetti per la temperatura. Per cui possiamo calcolare il numero di moli come
pressione, volume diviso costante dei gas per la temperatura assoluta. A questo punto il numero di particelle del gas può essere calcolato in questo modo: numero di particelle pari al numero di moli per il numero di particelle contenute in una mole, e questo è pari al numero di Avogadro. Quindi, se l'energia cinetica di una singola molecola mediamente pari a 5 mezzi costante di Boltzmann per la temperatura assoluta, l'energia interna del gas U con I è pari a E con C per il numero di particelle, e quindi 5 mezzi costante di Boltzmann per la temperatura assoluta per il numero di moli per il numero di Avogadro. Quindi 5 mezzi, numero di moli lo mettiamo qui. Andiamo a ricordarci che moltiplicando la costante di Boltzmann per il numero di Avogadro riotteniamo la costante dei gas perfetti. Infatti, ricordiamoci che la costante di Boltzmann viene definita come il rapporto fra la costante dei gas perfetti e il numero di Avogadro. Quindi, moltiplicando la costante di Boltzmann per il numero di Avogadro, otteniamo R, la costante dei gas perfetti. Per cui qui abbiamo la costante dei gas per la temperatura assoluta. Questa ci serve per calcolare l'energia interna del gas a qualunque temperatura. Noi possediamo i valori delle temperature iniziale e finale del gas. Ci basta calcolare il numero di moli, e questo lo abbiamo calcolato poco fa. Allora, il numero di moli abbiamo visto può essere calcolato conoscendo la pressione, il volume e la temperatura, per esempio nella fase iniziale. Stando al testo del problema, la pressione all'inizio è quella atmosferica. La temperatura e il volume li conosciamo, quindi siamo in grado di calcolare il numero di moli. Procediamo con questo calcolo. Teniamo conto che la temperatura iniziale è di 0 gradi centigradi. Deve naturalmente essere convertita necessariamente in Kelvin, altrimenti commettiamo un grosso errore nell'uso dell'equazione di stato. A questo punto il numero di moli è dato dalla pressione atmosferica, che in Pascal è 1,013 per 10 alla 5 Pascal, per il volume, che è 3,5 litri, fratto la costante dei gas 8,31 joule su Kelvin mole, per la temperatura 273 Kelvin. Ovviamente c'è da convertire il valore del volume da litri a metri cubi. Questo richiede l'aggiunta di un fattore 10 alla meno 3. Quindi prendiamo questa espressione, andiamo a portare in un'altra pagina e completiamo il calcolo. Quindi 1,013 per 10 alla 5 Pascal per 3,5 per 10 alla meno 3 metri cubi fratto. Nel frattempo possiamo subito notare che Kelvin e Kelvin qui sotto va via, quindi semplifichiamo le unità di misura già in parte. Qui abbiamo 8,31 joule su mole per 273. Occupiamoci prima delle unità di misura e poi combiniamo fra di loro i numeri, e nel frattempo cominciamo a lavorare anche sulle potenze del 10. Allora, ricordiamoci che il prodotto di Pascal per metri cubi corrisponde con joule, quindi si possono semplificare queste tre unità di misura, 1, 2 e 3. Rimane soltanto moli, che quindi può essere scritto, visto che si trova al denominatore del denominatore, può essere passato al numeratore. E andiamo a scrivere direttamente moli qui. A questo punto i numeri che si combinano sono 10 alla 5 e 10 alla meno 3, che ci dà un 10 alla 2, e poi ci sono da moltiplicare 1,013 per 3,5 fratto 8,31 per 273. Prendiamo a prestito una calcolatrice.
1,013 per 3,5 uguale diviso 8,31 uguale e diviso ancora 273 uguale 1,56 per 10 alla meno 3. Quindi il risultato che otteniamo è 1,56 per 10 alla meno 3 per 10 alla 2 moli. Ovvero 1,56 per 10 alla meno 1 moli, o anche più semplicemente 0,156 moli. Quindi questo è il numero di moli e possiamo utilizzarlo per calcolare in qualunque momento l'energia interna del gas conoscendo la temperatura. A questo punto, per calcolare quanta energia occorre per pa far passare il gas da 0 gradi centigradi a 60 gradi centigradi, basta utilizzare questa espressione con un delta T anziché con T. Infatti, abbiamo un'energia iniziale che è data da 5 mezzi nRT iniziale, un'energia interna finale che è data da 5 mezzi nRT finale, e quindi una variazione di energia interna che è data da U finale meno U iniziale uguale a 5 mezzi nR per T finale meno T iniziale. Abbiamo messo in evidenza tutte le grandezze che sono comuni, ovvero 5 mezzi nR per delta T. Il delta T è di 60 gradi centigradi o 60 Kelvin, più semplicemente. Quindi possiamo procedere al calcolo della variazione di energia interna sostituendo al posto di delta T 60 Kelvin e poi le altre grandezze che abbiamo ottenuto. 0,156 moli. Abbiamo 8,31 Joule su Kelvin mole per 60 Kelvin. Mole, Kelvin e Kelvin si possono semplificare, rimane Joule. 5 mezzi per 0. 5 mezzi per 0,156 per 8,31 per 60 ci dà un valore di 194 joule, altre cifre significative. Joule, quindi questa è la risposta al primo quesito. Andiamo a esaminare gli altri quesiti. Vediamo che c'è da calcolare il calore specifico del gas per riscaldamenti a volume costante e c'è da stabilire se tale valore cambia con la pressione o il volume del gas. Allora, per calcolare il calore specifico, teniamo conto che nelle condizioni attuali basta sapere quanta energia occorre per scaldare il gas, e questa l'abbiamo calcolata. E basta dividere questa quantità per la massa del gas. Ora abbiamo già stabilito che la quantità di energia, quindi il calore, pari a delta U, è data da 5 mezzi nR per delta T. D'altro canto, la quantità di gas è espressa in qualche modo dal numero di moli. La massa di gas, infatti, è calcolabile in questo modo. Massa uguale la massa della singola molecola o la massa molare moltiplicato il numero di moli. Siccome noi abbiamo indicato nella parte iniziale con m
Abbiamo indicato la massa della singola molecola, visto che abbiamo inserito l'unità di massa atomica. Dobbiamo intendere m come massa della molecola, per cui qui va aggiunto il numero di Avogadro, in modo tale che n per na sia il numero totale di molecole. Nel caso dell'ossigeno, questo è uguale a 32. Poi abbiamo il numero di moli che abbiamo già calcolato e poi il numero di Avogadro, tutto moltiplicato per l'unità di massa atomica. Una volta che conosciamo la massa del gas, il calore specifico del gas può essere calcolato dividendo. Allora, prima facciamo la capacità termica, quindi il calore specifico. La capacità termica può essere ottenuta dividendo la quantità di calore per la differenza di temperatura, per la variazione di temperatura. E quindi abbiamo 5 mezzi NR delta T, tutto diviso per delta T. Si va così a semplificare la variazione di temperatura e otteniamo per la capacità termica l'espressione 5 mezzi NR. Se vogliamo invece conoscere il calore specifico del gas, questo è dato dalla capacità termica fratto la massa. E quindi l'espressione che abbiamo appena calcolato, 5 mezzi NR, va divisa per la massa del gas, che a sua volta è data, l'abbiamo visto prima, dalla massa molare per l'unità di massa atomica, per il numero di moli, per il numero di Avogadro e vediamo quindi che il numero di moli compare due volte e va semplificato e otteniamo un'espressione che è data da grandezze costanti come la costante dei gas, l'unità di massa atomica, il numero di Avogadro e poi c'è la massa molare del gas. Ci soffermiamo sulla capacità termica perché è quella che poi ci serve per l'esercizio, quindi abbiamo 5 mezzi NR. Per rispondere alla domanda dell'esercizio, cioè se questa capacità termica dipende in qualche modo dalle altre caratteristiche del gas come la pressione e il volume, la risposta è no, perché il numero di moli è chiaramente stabilito dalla quantità di gas che è stata inserita all'interno del recipiente, è costante, questa è la costante dei gas, quindi la capacità termica del gas, se questo non cambia volume, è indipendente dai particolari valori di pressione e volume e anche di temperatura che sono presenti all'interno del recipiente. Quindi abbiamo così risposto al secondo quesito. Per rispondere agli altri quesiti andiamo a controllare di che si tratta. Allora, il terzo quesito chiede se il gas viene scaldato mediante un fornello ad alcol, potere calorifico P con C uguale 2,5 per 10 alla 7 joule su chilogrammo e circa il 60% del calore prodotto dalla fiamma viene trasferito al gas all'interno del recipiente, quanta massa di alcol viene bruciata? Ricordiamo 2,5 per 10 alla 7 e il 60%. Allora, potere calorifico dell'alcol uguale 2,5 per 10 alla 7 joule su chilogrammi. Inoltre, l'efficienza di trasferimento del calore dalla fiamma al gas abbiamo detto che è pari al 60%. Quindi, la quantità di calore, se MA è la massa di alcol che viene bruciata, la quantità di calore prodotta dalla fiamma è data da, chiamiamola QA, quantità di calore prodotta dalla combustione dell'alcol, è data dalla massa di alcol bruciata per il potere calorifico. Inoltre, la quantità di calore assorbita dal gas Q non è uguale a QA, ma c'è di mezzo l'efficienza, quindi è pari all'efficienza moltiplicato la quantità di calore QA. Quindi nel nostro caso al 60%, cioè a 0,60 QA o 60 centesimi se vogliamo. Quindi noi abbiamo che, rivedendo come si esprime la quantità di calore, 5 mezzi NR delta T, 5 mezzi NR delta T è pari all'efficienza per la massa di alcol per il potere calorifico. A questo punto
Possiamo calcolare la massa di alcol risolvendo questa equazione rispetto ad m con a. m con a uguale a 5 mezzi nR delta T vanno a dividere l'efficienza e il potere calorifico. Questa espressione, sostituendo i valori che sono presenti nei dati dell'esercizio, può essere utilizzata per calcolare la massa di alcol effettivamente bruciata. Lascio a voi il completamento di questo calcolo. Infine, possiamo andare a rispondere all'ultima domanda dell'esercizio. Calcola la velocità quadratica media delle molecole del gas. In effetti nel testo non ci è specificato a quale temperatura deve essere effettuato il calcolo, facciamolo nel caso in cui il gas sia stato portato a 60 gradi centigradi. Ricordiamoci una cosa, è vero che l'energia interna del gas viene calcolata come 5 mezzi nR per T. C'è da considerare però che in questa energia interna viene inclusa l'energia cinetica di traslazione delle molecole e l'energia cinetica di rotazione. Da qui il 5 mezzi, dovuto al fatto che 5 è il numero di gradi di libertà, ma ai fini della velocità di traslazione delle particelle, l'unica parte dell'energia cinetica che noi interessa è soltanto quella legata al moto di traslazione. Quindi l'equazione da scrivere non è un mezzo m mu, dove mu è la massa della singola molecola, v al quadrato uguale 5 mezzi costante di Boltzmann per la temperatura assoluta. Questo 5 qui non va bene, deve essere sostituito da 3 perché è soltanto la parte traslazionale che è importante per la velocità di traslazione. Quindi la velocità quadratica media può essere calcolata risolvendo questa equazione. V al quadrato uguale, intanto facciamo le dovute semplificazioni. 2 e 2 si può semplificare. Allora, 3 costante di Boltzmann per la temperatura fratto la massa molare, 32 nel caso dell'ossigeno, per l'unità di massa atomica, e il tutto poi va passato a radice quadrata. Quindi la velocità quadratica media è data dalla radice quadrata di 3 costante di Boltzmann per la temperatura assoluta fratto la massa dell'ossigeno per l'unità di massa atomica. Ricordiamoci che se dobbiamo prendere la temperatura di 60 gradi centigradi, questa va prima convertita in Kelvin, quindi 273 più 60 Kelvin, che è data da 333 Kelvin, quindi è questa temperatura che va inserita in questa formula. In questo modo è possibile calcolare la velocità di traslazione. Ricordiamoci quanto vale U. M nel nostro caso è 32 ed U dà la parte più importante, l'unità di massa atomica, 1,66 per 10 alla meno 27 kg. Queste due vanno sostituite qui dentro ed è possibile completare il calcolo che lascio a voi. In questo modo l'esercizio è completato. Gli esercizi seguenti sono dello stesso tipo. Quindi si possono affrontare utilizzando gli stessi concetti relativi all'energia interna di un gas perfetto. Ricordiamoci comunque di utilizzare il corretto numero di gradi di libertà se stiamo cercando l'energia interna, e invece mettiamo direttamente 3 mezzi se stiamo considerando soltanto la parte di energia cinetica traslazionale.